Comunque noi videogiocatori siamo davvero strani e sono la prima a difenderci in moltissime situazioni, non fraintendetemi, ma per alcune cose non c'è scampo. Un po' come quei tennisti che hanno i loro rituali pre-partita che nessuno capisce, ma che per loro hanno perfettamente senso. E anche noi durante il gioco facciamo delle cose che se provassimo a spiegare razionalmente ci prenderebbero per pazzi. Che si tratti di saltare incessantemente e salvare il gioco ogni 2 secondi, accumulare risorse senza mai usarle, o non riuscire a stare fermi un attimo nei momenti d'attesa obbligatoria, queste abitudini sono diventate parte integrante dell'esperienza di gioco di molti di noi. E se ci pensate, queste piccole manie non sono dei semplici tic, ma a volte possono anche influenzare il modo in cui ci approcciamo ad un videogioco, aggiungendo, se vogliamo, un tocco personale al nostro gameplay. Questa chiaramente sono io che cerco di indorare la pillola, in realtà siamo strani e basta. L'importante secondo me è saperlo e ammetterlo a se stessi. Perciò ho voluto elencare le cose più strane che mi sono ritrovata a fare durante le mie sessioni di gioco. E chiaramente voglio sapere quanti di voi ci si ritrovano, oppure se avete abitudini che non sono presenti in questo elenco ma di cui vi va di parlare. Ok, andiamo. Ma prima, bentornati o se siete nuovi benvenuti, mi presento, io sono Ilaria Gentili, per gli amici del web, Shazam. E sui miei canali mi occupo di divulgazione, di approfondimento, di tanta narrativa e studio di quel fantastico medium che è il videogioco. Io vi ricordo che se voleste supportare il mio lavoro trovate in descrizione tanti modi diversi per farlo, tra questi se acquistate magliette nerd dal sito Pumpling con il codice sconto Shazam potrete avere dei calzini in omaggio. Numero 1, e probabilmente è effettivamente la cosa che faccio più spesso, salvare ogni 2 secondi. Che sia in uno Skyrim, un Fallout, un Cyberpunk, non so voi, ma ho la paura costante di perdere i progressi. Ecco, immaginate di essere nel bel mezzo di una missione difficile, di aver appena sconfitto un boss o di trovarvi di fronte ad una decisione cruciale. O peggio, peggio, di essere davanti al bivio finale della romance che state coltivando da chissà quante ore. E dai, che fate? Non salvate. Poi magari prendi una direzione e dopo pochi passi torni a salvare ancora. Gli unici giochi che mi scoraggiano un po' sono, per ovvie ragioni, sia i Souls che alcuni Metroidvania. Vuoi perché in quei casi devi raggiungere dei luoghi specifici in cui salvare, vuoi perché ad ogni salvataggio corrisponde un respawn dei nemici nelle aree visitate. In ogni caso i miei salvataggi compulsivi penso dipendano molto più dal fatto che non ricordo effettivamente di aver già salvato, più che per la paura di rifare una parte del gioco. Comunque, nel dubbio, salviamo. Numero 2, ricaricare dopo ogni colpo sparato. Chiunque sia un appassionato di FPS conoscerà bene questa sensazione. Questo istinto di ricaricare la propria arma immediatamente, subito dopo aver sparato anche un singolo colpo. Non importa se hai ancora 29 proiettili nel caricatore, ti spinge a ricaricare. Un atteggiamento che si bilancia automaticamente con le volte in cui provo a ripetermi che non serve ricaricare ogni 3 secondi, per poi finire faccia a faccia contro un tizio che mi punta contro un fucile a pompa e parte l'animazione della ricarica perché ero rimasta senza munizioni. Morale della favola, quindi non cercate di porre rimedio alle vostre manie, perché potreste finire come me in Flatline. Numero 3, saltare compulsivamente. Ora, non importa cosa tu stia giocando, se puoi saltare, fallo. Per quale motivo? Ok, spesso saltare serve come strategia per evitare di essere colpiti, e questa è la sua funzione più classica e noiosa. Ma in videogiochi come Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, saltare diventa un modo per esplorare l'ambiente, per godersi una caduta libera spettacolare, o magari per muoversi più velocemente, anche se molto spesso è solo un'illusione. Il bello è saltare compulsivamente anche senza uno scopo preciso. A me personalmente dà l'idea di essere sempre dinamica, che ho sempre il controllo della situazione e mi rende l'esperienza molto più coinvolgente. C'è però un gioco dove, nonostante questa mia strana abitudine, mi sono sempre dimenticata di usare l'opzione salto e ho imparato a ricordarmene solo dopo tante ore di gioco. E sto parlando di Baldur's Gate 3, dove in poche parole ogni azione che non sia una semplice camminata o un'interazione con gli oggetti è regolata da menu appositi. Numero 4, se avete mai giocato a un The Witcher 3, Mass Effect, potrete capire quanto sia irresistibile l'idea di raccogliere ogni singolo oggetto che potete trovare lungo il cammino. Anche se sai che probabilmente finirai per accumulare un sacco di spazzatura inutile, non puoi fare a meno di controllare ogni cassa, ogni cadavere, ogni cassetto. Ecco, questa abitudine di accumulare ogni singolo loot per me dipende dal fatto che penso che mi potrà essere utile in futuro, anche se poi non succede. Quello che succede però è che l'inventario si riempie, forchette arrugginite, pelle di animali, pozioni che non userai mai, ma che ti danno la soddisfazione di essere sempre pronto a tutto. L'illusione, intendo dire. Il problema poi è che in alcuni giochi questa abitudine inizierà a pesare, letteralmente. Numero 5, sperimentare ogni tipo di dialogo. Nei giochi di ruolo i dialoghi sono cruciali ovviamente per lo sviluppo della trama e delle relazioni tra i personaggi. E in alcuni casi è fondamentale parlare con un NPC anche quando sembra che la conversazione sia ormai terminata. Insistere e scoprire nuove informazioni sui personaggi e sulla lore è qualcosa che ho imparato a non dare per scontato proprio giocando per la prima volta a un Dark Souls o anche un Undertale. In altri casi però i dialoghi non sono solo un'aggiunta, ma una prerogativa di una determinata run e potrebbero essere preclusi nel caso prendessimo decisioni
decisioni differenti o banalmente se creassimo un personaggio maschile o femminile. Ed eccoci qui quindi a ricaricare le partite più volte, ovviamente grazie ai preziosissimi salvataggi di cui abbiamo parlato nel punto 1, solo per vedere come sarebbe andata scegliendo un'opzione di dialogo diversa. Numero 6, essere ossessionati dalle statistiche. Ogni punto abilità conta e ogni decisione può influenzare il corso del gioco. Questo non vale per ogni gioco ovviamente, ma a volte mi sono ritrovata a perdere interi minuti per capire se investire le mie poche rune per aumentare la destrezza, la vitalità o la tempra. Alla fine passo intere ore sicuramente a capire come distribuire i miei punti e magari passo ancora più tempo a ricalcolare se ho fatto la scelta giusta. Ecco, questa ossessione per la statistica è, secondo me, una caratteristica comune dei giocatori di ruolo. Vogliamo sempre ottenere il massimo dal nostro personaggio, anche se questo significa passare più tempo nei menu che nel gioco stesso. E parliamo proprio di questo nel punto 8, ossia passare più tempo nel menu che nel gioco. In giochi come Final Fantasy VII è facile perdere ore a organizzare le armi, i bracciali, le materie e modificare l'equipaggiamento. In altri casi, alla Resident Evil, è fondamentale avere l'inventario organizzato ed ottimizzato. Ecco, questa parte del gioco per me è tanto coinvolgente quanto l'azione stessa. Tante persone magari mi vedono giocare e dicono: ma guarda che non è questo il gioco, vai, per favore sbrigati! Però non ce la faccio, devo avere tutto bello sistemato. Fare screenshot di qualsiasi cosa. Ditemi, chi è che non ha mai fatto uno screenshot a un panorama mozzafiato in Red Dead Redemption 2, in Dragon's Dogma 2, in Forbidden West, in Elden Ring stesso o, come nel mio caso ultimamente, su Cyberpunk 2077. Dovevo finire il DLC, ma perdevo ore sulla modalità fotografica. I giochi moderni sono pieni di momenti visivamente straordinari e catturare quegli attimi è diventato per me una parte integrante dell'esperienza di gioco. Tant'è che mi indispettisco sempre quando i videogiochi con un potenziale artistico e visivo altissimo hanno poi una modalità fotografica scarna e priva delle funzioni di personalizzazione che vorrei. Ricordo di aver goduto non poco quando sono passata a giocare da Final Fantasy VII Rebirth a Dragon's Dogma 2, proprio per il fatto che le modalità fotografiche erano due mondi a parte. Risolvere tutto con un reset. Ora faccio un mea culpa, in Baldur's Gate 3 ho veramente abusato di questa meccanica. Facevo un errore? Nessun problema, ricaricavo il salvataggio che più mi conveniva. Resettavo l'azione e riprovavo. Chiaramente rende il tutto molto meno stressante, ti permette di correggere gli errori senza dover ricominciare tutto da capo, però in cuor mio sento come se stessi facendo qualcosa che non dovrei, un po' come se stessi barando, anche se alla fine è il gioco stesso che ti dà la possibilità di farlo, quindi boh. E infine, tenere da parte quell'oggetto specifico che sicuramente ti servirà in un'occasione futura, ma che puntualmente non utilizzerai mai. Mi è capitato in giochi come Starfield o anche in The Last of Us stesso di trovare oggetti rari e preziosi che poi conservavo per un momento critico. Ecco, quel momento critico potrebbe però non arrivare mai, come spesso succede con me. E quindi mi ritrovavo a fine gioco o comunque a storia avanzata con questo oggetto che era lì, mi salutava, ma continuavo a non utilizzarlo. È una delle abitudini più frustranti, devo essere sincera. In definitiva, queste abitudini, per quanto strane possano sembrare, sono parte di ciò che rende il gaming un'esperienza così personale e unica. Sono dei piccoli dettagli che trasformano ogni partita in un viaggio estremamente personalizzabile e alla fine l'importante è che dia soddisfazione a noi. La conclusione ovviamente è: giocate come volete, l'importante è che vi divertiate voi, ma chiaramente sono curiosa di sapere se anche voi avete queste piccole manie. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, se avete voglia recuperate altri miei contenuti sul canale e per supportare il mio lavoro potete iscrivervi al canale, commentare e magari condividere il video con gli amici. Al prossimo video!